i vari argomenti, mi è venuta l'idea, proprio per inquadrare meglio il progetto del territorio, di aprire una cartina, che non è la cartina, non è fra i milioni di file del COCI. Mi è venuto in mente di aprire la cartina che ha fatto l'Associazione Culturale Giovanni Ponta Rigoroso, che si è incontrata per tante sere d'inverno con gli anziani del paese, per studiare i toponimi del posto. E in particolare, visto che il problema legato alle sorgenti è legato al Monte Zucchero, sono andata a vedermi Uscicro, che cosa, dove era, come era posizionato il tracciato rispetto al monte. Il tracciato più o meno passa nel lato, diciamo, verso la Valle e verso Borrasca e Sottovalle. Se uno guarda questa cartina, vedrà che ha una cosa che nessuna delle cartine del COCI fa, una cosa banale che è dovuta alla bravura dell'ingegner Picollo che ci ha lavorato sopra, ed è che i fiumi, i torrenti sono colorati d'azzurro. Sembra una banalità, però almeno il colpo d'occhio rende subito l'idea di quello che è il territorio. E guardando questa cartina è proprio evidente che da qui partono i principali corsi d'acqua che poi vanno alimentati da una parte lo Scrivia e dall'altra parte il Leme. Ad esempio il Rio Crosby Sottovalle, il Rio della Barca, il Rio Borlasca, il Rio dell'Acqua Fredda. Qui poco sotto Monte Zucchero ci sono le sorgenti che alimentano l'acquedotto di Sottovalle, ma qui in questa zona che è una comunaia di Rigoroso ci sono le sorgenti che alimentano l'abitato di Borlasca e poi lungo il Rio dell'Acqua Fredda, le vedete indicate con queste casette, ci sono le sorgenti che alimentano l'acquedotto di Acos che alimenta appunto Rigoroso e Acquata. E interconnesso poi tutta la rete verso Serravalle Novi. Da qui sono partita. Ci tenevo a dire una cosa: questa comunaia dove ci sono le sorgenti di Borlasca, che alimentano l'acquedotto di Borlasca, si chiama Burra. Burra è un toponimo longobardo, addirittura quindi ha più di 1000 anni, e deriva dalla lingua germanica e significa proprio canale, quindi indica già dall'epoca la presenza d'acqua e non per niente a Rigoroso ci sono ancora i resti dell'acquedotto romano. E così nel weekend per passarmi il tempo ho pensato di leggermi la relazione idrogeologica allegata al progetto di COCI. E così sono abbastanza negata, però ho messo giù una presentazione con PowerPoint. L'ho intitolata Terzo Valico, Vajotta alla rovescia. Qui ci ho messo un punto interrogativo perché mi sembrava un po' drastica, per cui mi dicono sempre che sono esagerata in queste cose, però vi dico subito che tutti i dati che ho riportato in questa presentazione sono quelli contenuti nella relazione, cioè io non ho messo quasi niente di mio, le cose che ho messo di mio sono scritte normali, mentre quelle della relazione sono in grassetto. E giusto per renderci conto, anche perché non conosce bene i posti di quello che parliamo, mi sono divertita anche a mettere un po' di foto che avevo fra le tante fatte negli anni, sono quasi tutte ovviamente, vabbè, di Rigoroso perché è il mio paese, comunque questo qua per chi non sapesse Monte Zucchero. Dunque, questa vabbè, Cascina Praga, anche qua praticamente il tracciato passa qui sotto. La relazione parte dalla geologia della zona, praticamente dall'altezza dell'abitato di Voltaggio fino alla strada che da Rigoroso va a Sottovalle. Vabbè, tutta la zona era occupata da un vecchio mare del periodo geologico terziario, il bacino appunto Liguro-Piemontese. Da Voltaggio a Sottovalle la conformazione è quella dei conglomerati, praticamente sono dei ciottoli. Come succede ovviamente nell'acqua, i ciottoli più grossi sono andati a fondo prima, quindi nella profondità dove ci sarà la linea ci sono dei blocchi probabilmente molto grandi, anche decine di metri. Man mano che si sale invece i blocchi sono
sempre più piccoli. La caratteristica di questi conglomerati è che possono più o meno essere cementati fra di loro. Ed questa è una cosa importante perché a seconda del grado di cementificazione possono essere più o meno permeabili. Più è bassa la permeabilità, meno rischi si corrono dal punto di vista del drenaggio dell'acqua all'interno della galleria. Poi dalla strada di sottovalle, diciamo verso Arquata, ci sono le marne, i flisci rigoroso e la formazione di Costa Montale. Qui i progettisti nella relazione sembrano molto molto più tranquilli, come dire, qua probabilmente non ci sarà nessun problema, però poi se uno va a leggere bene fra le righe c'è scritto che comunque non sono disponibili dati attribuibili con certezza a questi terreni e quindi sono state fatte delle osservazioni sul terreno, però non si sa esattamente cosa succederà. Poi per caso, rileggendo varie documentazioni che avevo in archivio, oggi ho trovato una relazione relativa alle gallerie scavate nel Mugello e casualmente le gallerie di Radicosa e Fiorenzuola, che sono quelle che hanno avuto i problemi idrici più grossi, attraversavano un terreno di flisci marmoso arenacei. Io spero che siano tutta un'altra cosa, ma così a occhio e croce penso proprio di no. Poi io non sono esperta di geologia, quindi se dico qualche cavolata perdonatemi, però questo è quanto. Dunque, appunto, i conglomerati possono essere più o meno cementati. Quelli che interessano la linea sono moderatamente cementati e quindi si prevedono delle vedute in d'acqua in galleria, questo lo dicono i progettisti, che possono essere da moderate forti. Queste sono le loro testuali parole, secondo me, che si prevedono vedute d'acqua da moderate forti, non sanno cosa succede più o meno. Questa commento la foto, è la sorgente delle Cascinelle, che è una quota più alta, è un cunicolo molto lungo costruito fino a 1900, non so esattamente quanto, è una di quelle più a rischio. Dunque, le portate d'acqua previste in galleria sono state calcolate con due metodi. Uno empirico, basato sull'esperienza che hanno i progettisti in base alla realizzazione di altri tunnel, oppure per i cartaggi che hanno fatto, oppure con pochi, penso, sopralluoghi. E un altro calcolo invece che è stato fatto in modo analitico. Per quel che ci riguarda, sulla parte dei conglomerati si sono ritenuti molto fortunati. Fortunati perché a Rigoroso, appunto, la ferrovia c'è già, ci sono già delle gallerie. E in combinazione la galleria di Borlasca, la galleria Borlasca, che è quella della succursale dei Giovi, questi che vedete nella foto sono quelli che l'hanno scavata, passa proprio nel conglomerato. L'unica cosa è che il conglomerato di quella galleria lì è quello di tipo più cementato, quindi teoricamente la galleria nuova sarà molto peggio dal punto di vista del drenaggio dell'acqua. Tanto per capire anche quanto conoscono bene il territorio, qui dicono che la galleria Borlasca collega gli abitanti di Rigoroso a Pietramissara. Peccato che non sia vero, perché collega gli abitanti di Rigoroso, perché lì, quella fra Rigoroso e Pietramissara non è 4 km come dicono loro, è poche centinaia di metri e è praticamente in cima allo Strigo. Questa galleria, loro dicono, io non so se sia vera, mi sembra quasi un dato esagerato, che drena 40 litri al secondo. A me sembra uno sproposito, però ribadisco che questi sono tutti i dati contenuti nel progetto. La galleria attraversa la parte appunto conglomerata e facilitata, quindi la condizione migliore per loro. Io ricordo che dicevano alcuni anziani di Rigoroso che quando hanno scavato questa galleria sono sparite 7 sorgenti. Questa galleria adesso è importante perché poi ne parleranno magari i diretti interessati, però il COCIV nel progetto definitivo ha previsto di utilizzare l'acqua captata per alimentare
l'acquedotto di Sottovalle. Quest'acqua effettivamente è sorgiva, però ovviamente se dovessero utilizzarla non avrà il costo di quella attuale, perché ovviamente dalla quota di rigoroso bisogna pomparla fino a Sottovalle. Queste sono le portate attese in galleria in base appunto a questi studi fatti con le esperienze di altre gallerie. Questo, non ho detto prima, questo che vedete nella foto è un gambero dell'acqua fredda che non so se si vede tanto, ma è ormai una rarità, perché l'acqua fredda ha una qualità veramente dal punto di vista naturalistico, penso abbastanza unico nella zona. Allora, la galleria di Valico, in poco sud, quindi lato Genova, secondo i loro dati,